FIBA. Ditto FIBA. Donan bisù, eh? Ah! Allora, donan bisù, eh? Bisù, Gigu. Vai. Gigo. Gigo. Renzulli. E di bene, è bene. Gigo Renzulli e Piero Perù. E Piero Perù. Ok, bisù da Robert. Bisù da Robert Gibonet. Ah, j'adore. C'est petite femme, j'adore. Lei sarà l'interprete di Lacho Drone, dedicata a Erika Lacho Drone. Però nous allons faire la vidéo à notre fois. Ok, tu dois faire une vidéo avec moi, tu fais encore. Et là pareil. Quindi ragazzi di Ritto FIBA, salutone dall'Uberto di Bonello che sicuramente conoscete. Ci troviamo a Bois de Boulogne. Ci mangiamo una bella coccarella e puoi. Guardate che le vecchie. Noi potete andare a Bois. Ma là on est au Bois. On est l'Uberto di Bonello. Caro, è un braccio, vorrei. Qu'est-ce que c'est? Sauce à la tomate avec tapenade sur crouton de pain. Voilà, parfait. Ragazzi, quindi buonissimo. Dovete venire all'auberge di Bonheur. È glacé, è gelato. È delicieux. Mamma mia, c'è toujours un problema là. Oh là là. Merci beaucoup. Ah, le sorriso d'agneau, che buono! Che regarde! Regarde che merveille! Le dos du saumon! Avec la courgette! La courgette e all'intérieur? Ratatouille! Ma che merveille! Come si chiama all'intérieur? Courgette! No. Le zucchine. No, no, tu, le... E melanzane. Su, Che nome l'hai? Farsi? Allora, molto vedo. E adesso arriva il piatto forte. Sì. Le due patatine. Oui. Adesso arriva il piatto forte, voilà, uno, due, tre, ve lo presento adesso, il piatto forte dell'Auberge du Bonheur. Une bonne côte de bœuf. Voilà. Dans la végétation, voilà. Bellissimo. Merci, c'est de bonheur, vraiment. Che merveglia. Questa logicamente ce l'abbiamo fatto noi che siamo porcellini, che comunque mangiare una cosa di questa. A più tardi, ci abbiamo da fare. Tout, elle, rien, les petits. Ils étaient comme des fous, on dit, mais elle sort d'où? C'est quoi cette princesse? Quoi cette princesse, mon amour? Mais oui, vous avez un peu. T'es très fine, t'es un spectacle. Ah oui. Mais bois, pour couper sa viande, il doit être un homme. Pampa, ne pampa. Voilà. Mais fais comme ça, voilà. Dur, à la Rambo. À la Rambo. Ah, ça c'est pour être. C'est un combat. Voilà, regardez. C'est un combat. Regardez que classe. Mais regardez. Mais ici s'appelle l'auberge du bonheur, qu'est-ce que vous voulez moi? C'est ma coupe. Que classe. J'adore. J'adore. Mon amour, mon trésor. Oui. T'es trop grand. Je t'adore. Auberge de Bonheur. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere. Allora, quindi sta là il ristorante. Qua potete venire con le vostre macchine, ci stanno i parcheggiatori. E proprio vicino qui, a due passi,
Guardate che bello, guardate, immersi proprio nella natura, proprio specialmente con questa giornatina di sole, no? Che proprio ti eccita, proprio. Dai, come gli animali che stanno in calore. Adesso vi faccio vedere la cascatina, che è qualcosa di veramente di un carino. Allora, questo qua poi è il ristorante La Gran Cascade. Diciamo che è più panoramico, però se volete mangiare a pelle carne, roba alla brace, la manica che sta a piedi a due passi. Adesso andiamo a vedere la cascatina. Voilà, questo vale per i dit FIBA. Ecco qua la Gran Cascata, che comunque è carino. Stiamo arrivando quindi alla cascata, sentite già il fruscio. Questo è molto più chic, molto più elegante, non so il menù se è buono, della verità. Andare sempre per riservazione, problematica. Voilà. E quindi adesso andiamo a vedere questa cascata che sta proprio qua. Qua ci troviamo nel Bois de Boulogne. Là ci sta un laghetto, dopo lo andremo a vedere. Ah, voilà, avete sentito anche la puzzetta, perché è ovvio. Una bellissima giornata di sole oggi, sabato. Allora, queste stradine portano tutte quante alla cascata e al laghetto, che sta qua, proprio la cascatina, bella. Molto chic, molto simpatica, con ninfe d'acqua. Pare più un lagna. Voilà. Ed ecco qua la cascata dell'Auberge de Bonheur. Voilà. Bella, mi faccio arrecreare, mi faccio arrezzare. Sacci, troppo buono. Allora, la cascata si può andare sia sotto che sopra. Come sta quel ragazzo là sopra. È bello comunque, molto 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 simpatico. Ci sono anche le pavarelline, no? Adesso però andiamo a vedere praticamente il laghetto, che è altrettanto carino. Guardate che freschezza. Voilà, mi giuro che hanno avuto un laghettino. Oh. Voilà. Ma pure il laghettino qua. Guarda che bella persona che ti portano le amache. Allora, molto bello, molto rilassante. Dovete pensare che a due passi abbiamo l'Arc de Triomphe e a due passi abbiamo la Défense. Quindi è veramente molto molto bello. Proprio nel centro di Parigi questo parco è proprio l'ideale per passare una bella giornata in natura. Vabbè, bene, poi faremo delle puntate più approfondite su questo fatto. Ok? Ciao freschi! Ciao a tutti! Voilà! Viva! Come fai? Dis-moi. Mais il avait écouté un grand chanteur. Va. Oh. Alors, fais écouter ta voix. Alors, va. Non, normal, comme tu as fait avant. Va. Voilà, on va faire le voice. Oui. Les prochaines de voice. Maman. Là, mon cher. De voice. Non, je rigole. Fais écouter ta voix. Alors, va. Oh, jamais.
La chanson que tu as chantée avant. She's my baby. Bebopalula, don't need a maybe. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, don't need a maybe. Bebopalula, she's my baby. Well, she's the girl in the wear blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I love. And she's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Baby. Bebopalula, I don't need a maybe. Bebopalula, she's my baby. Cha-cha! La parte bravo, finale. Bravo, allora. Cosa ne pensate voi? Un voto da 1 a 10 e poi per quanto riguarda Piero Pelù. È una bella voce. Allora. No, pesca Piero Pelù, la Fit Voice italiana. Allora, se c'è un pezzo che compone la voix. Allora. Connaître la voix, et donc pour la prochaine édition, pour les appeler la chanson. Parce que pour la prochaine édition, tu vas parler italien. D'accord. Voilà. Ok. Pour les yeux. Ah, et moi, je prends le 50%. Ah, ça fait beaucoup, Paulinus. 50, si, et trop. Non, à le 45. Car on sent parce que vous êtes mes amis. Où est l'argent? On n'a pas d'amis. C'est vrai. Quoi? Ciao. Ah non, ils sont...